Bella a tutti i picchiotti, chi vi parla è il vostro Rete Wolf e benvenuti in questo nuovissimo video. Come potete vedere siamo tornati su Zelda Day Show. Tanto siamo quasi verso la fine del gioco. Penso che ci sia questo livello qui, un altro e poi ci sarà l'ultimo che dovrebbe essere al porto. Come sempre, prima di iniziare vi invito a iscrivervi al mio canale ed attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. A passare su tutti i miei profili social che come in ogni video trovate in descrizione, a commentare e condividere il video e a passare sul canale dove troverete tanti nuovi video. Comunque, iniziamo. Allora, il cimitero è un posto dove il nostro amore per quelli che sono passati per essere in pace. Ora questo luogo pullula di morti che camminano e ogni cosa ovunque. Il cimitero di Siti si trova fuori città e c'è bisogno di ripulirlo per barricarci dentro e evitare che altri zombie entrino all'interno. Abbiamo perso un po' di vita. Comunque, una cosa che vorrei dire è che ho scoperto chi è il creatore di questo gioco. E se potete trovare anche meglio oltre di farlo, in descrizione troverete anche come si chiamano? Troverete anche il link per provare i suoi giochi. E devo dire che questo creatore ha veramente creato. Scusate, ha veramente creato un sacco di sparatutto horror veramente belli. Ad esempio ce n'è uno in versione spazio che è particolare. E difatti sto pensando di portarli un po'. Guarda qui. Oh, non è morto vivente. Guardate lì. Ecco, l'ho fatto ingazzare. Come si muovono, fanno una stranezza ed è cascata nel fosso, anzi nella fossa. Ok,
Controlliamo comunque se da qualche fossa troviamo qualche arma. Se non ricordo male i tempi, qua nella cappella non si poteva entrare, però non mi ricordavo, sicuramente sbagliato, mi ricordavo che si potevano trovare nuove armi. Ecco, là ci sono degli armamenti che noi per il momento non possiamo prendere, però possiamo prendere questo. E comunque, come stavo dicendo prima, ho scoperto chi è il creatore di questo gioco, perché all'inizio non mi era venuto, cioè non lo conoscevo molto, cioè questo gioco tempo fa lo scaricai su un sito, se non mi sbaglio, Softonic ai tempi, che poi quel sito era pieno zeppo di virus. Beh, erano i primi tempi che conoscevo i videogiochi, era normale che cercavo un modo per provarne più che potevo. Difatti ai tempi utilizzavo proprio Softonic, che era quel gioco pieno zeppo di pieno zeppo di virus. L'ho scoperto dopo, cioè io fino a qualche tempo fa io continuavo a cercare giochi su Softonic, quindi c'era anche questa cosa del poi mi sembra che non potevo passare, e quindi, come sto dicendo, io provavo sempre questi giochi o cose su Softonic e non sapevo ai tempi che sto come si fa a dire, che mi riempivo il computer di virus, perché io continuavo a cercare giochi, a cercare cose, e qualche volta riuscivo a scaricarne qualcuno, provavo comunque le demo, non i giochi interi, e quindi capivo, perché poi questo, cioè il mio primo computer, che purtroppo mi ha lasciato qualche tempo fa, i primi tempi che lo utilizzavo lo avevo talmente riempito di virus che un giorno l'avevo una cosa che era una un'immagine stile schermo rotto, perché volevo fare uno scherzo ai miei guardini di padrini di Cresima, e praticamente che è successo? Lo avevo detto. Quando vado per riaccendere non si riaccendeva più, quindi subito mi avevo detto tutte cose. Porto il computer dal
stato preso il PC, mi fa: Carmelo, guarda che praticamente hai bruciato tutto questo computer, cioè era pieno di virus e letteralmente hai bruciato che era la scheda madre, quindi avevo perso un bordello di roba, porca miseria. Mi riguarda ancora. Mi ricordo ancora le arrabbiature quei giorni. Però poi sono cambiate molte cose, quindi poi è arrivato anche questo qui. Oh, un cecchino. Vediamo se posso scecchinare da questo qualche zombo, 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 zombo. Mi dimentico sempre. Ok, allora ne faccio. Mi ha battuto al primo colpo. Ok, qua adesso se non mi sbaglio c'era uno zombie che io fino a qualche tempo fa, vi giuro, quando lo provai la prima volta impazzì a trovare questo zombie perché non capivo dove si trovava. Lo stronzo si trova in quella casa lì, vi giuro, eccolo. E a posto del piede di porco, oh, no, ma a posto del pugnale mi prendo l'ascia. Comunque per essere un gioco creato con dei presetti di coso, con dei presetti che di Unreal, devo dire, è fatto anche piuttosto bene. Ascia con do, ascia con manaia, zombie con do ascia. Ok, non so se abbiamo finito, ma mi sa di no, perché fammi fare un gondolino solo, fammi vedere se qualche zombo si è nascosto qui, perché qualche volta queste cose si ammucciano, come si dice dalle nostre parti, si nascondono.
E poi per trovarli ce li vediamo con l'altissimo. Ok. Cavolo, mi stai prendendo adesso un fastidio al naso. Che bello, quella dovrebbe essere la città, si poteva avvicinare, ma purtroppo qua vediamo solo sta punto qui della città. Ok, siamo quasi vicino alla fine. E quindi, come ho detto, la prima volta che provai questo gioco caricai tranquillamente il gioco da sto sito qui. Poi qualche è stato l'altro ieri, l'altro ieri stavo facendo un giro su Game Vault per cercare qualche nuovo gioco da portare sul canale. E trovo questo, cioè in realtà avevo scaricato da Game Vault, cioè dal creatore di Tradition, avevo scaricato da Game Vault il che era Slenderman, è una specie di sparatutto con protagonista Slenderman durante la seconda guerra mondiale, ma una roba. E ho detto andiamo a vedere un attimo cos'altro ha creato questo creatore. Vado per vedere, e il primo gioco che lui aveva creato che si poteva trovare in lista era proprio Zelda Day Shoutout. Quindi sono rimasto sorpreso di questa cosa. Un attimo che sistemo anche la telecamera, perché mi sa che era leggermente storta. Sì. E quindi, come ho detto, ecco dove cavolo ti sei nascosta. E come ho detto, scoprendo che il creatore era questo creatore qui, ho deciso di scaricare qualche altro gioco. Così per portarlo possibilmente in futuro come qualche possibile serie. Comunque qua riprendiamo le cose. Allora devo capire dove è mucciato l'altro zombie. Zombo. Dove sei nascosto? Perché poi questi cavolo di zombie si buggano in una maniera impressionante, che per trovarli poi ti devi fare tutto il giro della mappa affinché poi questo zombie ti vede, si sblocca da dove era bloccato e ti viene ad attaccare per finire il coso. Lo devo capire però sti continui bug, perché? Perché sti continui bug?
Mia madre che entra. Nemmeno se fosse un autotreno. Non mi smaio, questo aveva anche il... Non c'è. Vabbè, mi sono fatto anche danno. Guarda, quando mi sta dando un fastidio. Letteralmente scomparso sto zombie, cioè non si sa che fine ha fatto. Cioè, sto girando tutta la mappa, l'unica cosa è che è finito in una fossa di queste, oppure è bloccato in una fossa di queste. Io non me ne sono completamente accorto, e questo è fatto, però le ho girate tutte. Se ce la finisse anche poco Bandicam di farmi laggare, forse. Lascio la pistola, prendo il... Questo qua sopra prima non c'era. Ecco perché allora mi... Non mi dava cosa finale, perché disgraziato non c'era. Ecco. Ok, ora ho capito perché non cosa, perché se vedete, cioè se vedete nel nella parte del video in cui ho iniziato il video, cioè nella parte iniziale del video, il zombie si sì, va bene, il militare che si trova lassù non si vede, non c'è. Questo sarà... Ecco Giuda, non so se voi l'avete visto, ma là di lato ce l'ho... E
Ecco, ho fatto partire. Sta vicino. Che resiste e fa un culo. Allora devo, l'unica cosa che devo fare ora è far fuori tutti i zombie finiti nelle fosse, cioè nelle tombe più che fosse. Liberare, cioè liberare questa posta e poi vedere se continuare la prossima volta o continuare ora. Che penso che il video potrebbe venire anche un bel po' lungo. Che la volta scorsa ho fatto due livelli. Quindi. Ecco qui. Come ho detto, si era praticamente buggato il coso. E niente, Lupacchiotti, come ho deciso di chiudere, cioè di chiudere qui per adesso la cosa. Come potete vedere, siamo quasi vicino alla fine perché ci manca la Night City Dog. No, 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 aspettate, aspettate, questo è il livello finale, quindi facciamo anche il livello finale oggi. Così questa serie la possiamo concludere. Pensavo... mi sta dando qualche problema, quindi prima che il virus dilagasse, la mafia con 2F, dovrebbe essere la mafia, utilizzava questo posto. Ora viene usato per trasferire, ora verrà usato, cioè ora noi lo useremo per trasferire noi stessi in un locale, in un luogo che potrebbe essere vado, sempre se ce ne sia uno, oppure sempre se sopravviviamo. Se questo, cioè io mi ricordo che era questo qui e poi c'era un burno in cui bisognava passare, una cosa del genere. Combo zombie lupo e zombie cosa? Bastardi. Siete dei bastardi. Mi scusi, lei nascosto lì.
Mi ricordo che una volta fui, ero stressato per una cosa, deciso di giocare a sto gioco. Cavolo, talmente la rabbia, perché a un certo punto iniziavo a sbagliare, magari le cose più... sbagliavo le cose anche più facili. Giuro, a un certo punto talmente la rabbia, stavo per spaccare il computer. Sto figlio di un cane, bastardo, bastardo, ai ai, figlio di un cane, mamma di puttana, te pareva bastardo, che bastardo, lo sapevi. Faccio una cosa, per il momento utilizzo solo l'ascia. Sì, però se lascia becca una volta sì, e tre quarti no, è normale che... Poi, bello, sembra, se devo dirlo, quando... cioè, quando muovi quest'ascia, sembra come se... come se si muovesse... come se stessi giocando col VR, porca miseria. Oh. Ok, mi guardavo che c'erano i... io qui devo stare attento perché c'è sto schifo. Ok, si può modificare.
Non potrebbe uscire da lì, giusto? Stavo girando come ok, se la matematica non è un'opinione, mi sembra che qui come non l'avevamo finito. Ora qui c'era un passaggio, se non era un passaggio per la zona ora, giusto? È un errore mio. No, un errore mio perché qua. Oh, bella vita. Ok, da sta parte ci sono zombie, no. Non ci sono zombie, quindi io adesso devo andare da qualche parte, non mi vedo. Vedi che da come mi ricordavo io che non dovevo stare qua.
E vediamo, vedete, qua c'è l'ultimo livello, che è la zona industriale. E niente, Lupacchiotti, spero che questo nuovo episodio di ZD Shootout, anzi questo penultimo episodio di ZD Shootout, vi sia piaciuto. Il prossimo video sarà l'ultimo della serie, ma non vi preoccupate, come ho detto, già porterò anche altre serie dello stesso creatore. E come sempre, prima di salutarci, come sempre vi invito a lasciare un mi piace, vi invito anche a commentare e a condividere video e a passare sul canale dove troverete tanti nuovi video, a passare su tutti i miei profili social che come in ogni video trovate in descrizione. Vi invito anche a lasciare un commento e a condividere video. E niente, Lupacchiotti, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!